Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: emerge l'indiscrezione clamorosa su Mara Venier. Pronto il nome della sua sostituta nel varietà, domenica in. La mattatrice veneziana rappresenta da molti anni una certezza per i vertici di Viale Mazzini. Complice la sua indole affabile e spassosa, unitamente alla sua lunga esperienza davanti alle telecamere. L'ultima stagione di Domenica in si è chiusa nell'incertezza più assoluta. Da anni Mara Venier ventila l'ipotesi di un ritiro dalle scene, e sarebbe attualmente disposta a rinunciare al contenitore televisivo domenicale in cui ha militato per ben 15 anni. La conduttrice avrebbe infatti intenzione di assecondare i desideri del marito Nicola Carraro, dedicando maggior tempo alla vita di coppia e trascorrendo al suo fianco preziosi attimi di tempo libero. Il suo pensionamento, però, sarebbe solamente parziale. Mara Venier ha ribadito la volontà di continuare la propria attività televisiva, occupandosi però di programmi meno impegnativi. Durante le pubblicazioni dei palinsesti Rai, il format Domenica in è stato ovviamente riconfermato dai piani alti dell'emittente, che hanno assicurato anche il ritorno di Mara Venier nel parterre di Rai 1. Un'edizione in cui verrà riservato ampio spazio anche al pubblico presente in studio, che potrà interagire con la conduttrice e gli ospiti. La prossima edizione, che vedrà la luce a settembre, però, potrebbe davvero concludersi con il congedo dell'apprezzata professionista, e nelle ultime ore è spuntato il nome della potenziale sostituta. Mara Venier al giro di boa. Ecco il nome in pole position per Domenica in. Nelle ultime ore il blogger Gianluca Paganotti ha stilato sui propri social una previsione davvero sorprendente, che riguarda la spumeggiante Alessia Marcuzzi. Quest'ultima si è recentemente messa alla prova con il suo nuovo progetto su Rai 2, Boomerissima, ed ha abbandonato le reti del biscione dopo decenni di esclusiva con Mediaset. La prima edizione del programma si è rivelata vincente, e ne seguirà una seconda a partire dal mese di novembre 2023. Gianluca Paganotti ha inoltre rilanciato: Alessia Marcuzzi raccoglierà l'eredità di Mara Venier. Sarà la conduttrice romana, infatti, a subentrare alla conduzione nella stagione 2024-2025. E non è tutto. Qualora gli ascolti del contenitore domenicale di Rai 1 dovessero risentire della concorrenza di Maria De Filippi, cosa mai accaduta finora, Alessia Marcuzzi entrerà a supporto di zia Mara già dalla prossima stagione. Dopo il fortunato esordio di Boomerissima, per Alessia Marcuzzi il futuro in Rai si prospetta roseo. Nonostante al momento le indiscrezioni circa il suo subentro a Domenica in siano ancora materia di congetture, il suo battesimo del fuoco sulla seconda rete nazionale sembra aver conquistato il direttivo dell'emittente. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.